Scendendo ancora dalla via Bandiera si arriva in piazza Umberto I, punto di partenza dell'itinerario proposto. La piazza si presenta come un invaso, nel quale si schierano ai lati preziose opere architettoniche. Il portico fu ideato dall'architetto capitino sacerdote Don Pietro del Campo del 1700. Fiancheggia la chiesa di San Giacomo e ospita l'oratorio della confraternita della Compagnia della Buona Morte, nel quale si conserva la tela della Resurrezione, opera di Antonio Manno nel 1745. Accanto la chiesa di San Giacomo, Apostolo Maggiore, che si affaccia a tutto campo sulla piazza, il prospetto rivolto a Oriente ci conferma la fondazione in periodo aragonese. Il tempio, originariamente a una navata, fu edificato nel primo trentennio del XIV secolo sul preesistente cenobio dei Domenicani e fu ampliato a tre navate nel Cinquecento. La facciata, rimaneggiata nella seconda metà dell'Ottocento, poggia su di un basamento che presenta due file di bugnato a forma rettangolare e il portale, situato nella zona centrale, è sormontato da un arco cieco a tutto sesto. L'ordine composito della facciata è scandito da due ordini di colonne che sorreggono la trabeazione superiore. Le colonne inanellate poggiano su di un plinto e i capitelli sono un misto di ionico e corinzio. La statua del santo, che si trova in una nicchia per motivi barocchi, fu scolpita dal Coulot in collaborazione con Antonio Mascali Sciacchitano verso il 1883. L'interno della chiesa, a forma di basilica con pilastri di ordine composito tripartito a tre navate, è tutto rivestito di stucchi un tempo dorati. La volta della navata principale è arricchita da pitture realizzate dal Crestadoro della scuola di Vito d'Anna e vi sono raffigurate alcune portentose azioni del santo, come la famosa battaglia di Re Romiro contro i Mori di Spagna, superato con l'aiuto di San Giacomo. Dello stesso artista sono gli affreschi all'interno della cupola, rappresentanti la Trasfigurazione in alto e i quattro evangelisti in basso. 11 altari articolano l'interno delle navate minori, realizzati con marmo colorati di origine locale, con i quali sono state realizzate le gradinate, le balaustre e parte della pavimentazione. Gli altari attigui a quello principale sono dedicati al Santissimo Sacramento e alla Madonna del Soccorso, statua del Gaggini realizzata nell'anno 1517. Pregevoli tele poste sugli altari raffigurano il transito di San Giuseppe, opera di Giambattista Quagliata, l'Assunzione di Maria Santissima di Elia Interguglielmini, la tela dell'Assunta di Francesco Zappulla. La pittura di Cristo spirato in croce con ai piedi San Francesco di Assisi è attribuita a Bernardetto Berna, figlio di Giacomo, dello stesso autore, e la tela di San Michelarcangelo, 1680. La statua del titolare è di mediocre fattura. Apprezzabili sono il coro in legno, il pergamo e l'organo. L'organo eccelle per l'indoratura, il pergamo per gli intagli eseguiti da Placido di Vita di Palermo. Numerosi arredi e suppellettili d'oro e d'argento fatti lavorare a Palermo costituiscono il patrimonio sacro della chiesa. Essi si conservano nell'attigua sagrestia, costituita da due stanze, nell'ultima delle quali le pareti sono ornate da cassettoni in legno di pregevole disegno eseguiti dal Di Vita medesimo. Sul fronte opposto alla chiesa di San Giacomo insiste l'edificio, un tempo monastero delle Benedettini, oggi sede municipale, con l'attigua chiesa dell'Annunziata, oggi sede di un circolo ricreativo. La sua fondazione risale agli anni 1432-1458 per opera del sacerdote Virgulzio Cardella. La chiesa dell'Annunziata fu rifatta interamente nel 1660. A quest'epoca risale la sua facciata, arricchita da un portale delimitato da colonne e fregi in pietra locale finemente lavorata. Parte degli affreschi eseguiti dal pavone sulla volta della navata principale si possono ammirare dall'attuale aula consiliare. Testimonianze storiche la descrivono interamente adornata di stucchi e dipinti.
Una tela dell'Annunziata di Antonio Manno era posta sull'altare principale. Completano la scenografia architettonica della piazza apprezzabili palazzi borghesi, costruiti tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La chiesa di San Bartolomeo si trova all'ingresso della città lato sud, prospetto sulla piazza della Rivoluzione 1821, antichissima di fondazione, presenta un portale di stile gotico ad arco acuto. Nella chiave vi sono scolpite lettere cufiche e la statua del titolare, di autore ignoto, risale al 1773. All'interno vi sono anche due quadri con la Dolorata e Santa Caterina d'Alessandria. La chiesa di San Leonardo fu totalmente riedificata nel 1700, forse su una chiesa preesistente. Vi è una Santa Sofia su tavola con leggenda in greco. Suggestive cerimonie religiose si svolgono a Capizzi nell'arco dell'anno. Dalla Domenica delle Palme, che fino a poco tempo fa vedeva riunite tutte le confraternite con i loro rispettivi pali, alla Domenica in Albis e al Corpus Domini. Ma la manifestazione religiosa più suggestiva è quella in onore di San Giacomo Apostolo Maggiore, celebrata il 25 e il 26 luglio di ogni anno. La festa è preceduta, oltre che dalla fiera, che si svolge il 21 luglio, anche da numerosi riti civili e religiosi e culmina nella processione del Santo Patrono per le vie del paese il pomeriggio del 26 luglio. La statua del santo viene situata sulla pesantissima vara, che verrà portata a spalla a turno da circa 50 uomini lungo le vie del paese, in un itinerario che ha come scopo un viaggio simbolico che toccherà tutti gli edifici di culto dell'abitato. Appena giunti nella Piazza dei Miracoli, la vara, dopo una lunga rincorsa, viene condotta a forza in modo tale che le estremità sporgenti dalla portantina vadano a cozzare contro il muro di una casetta, la cui tradizione vuole fosse il sito di un tempio pagano. I sorrettori utilizzano 6 cordoni legati alla traviazione della vara, 3 alla destra e 3 alla sinistra, e sono di proprietà di 6 antiche famiglie. Vengono tirati dai loro rappresentanti, e lo stesso vale per gli anelli posti alla base della vara, 2 per lato, nelle estremità sporgenti della portantina. Nel muro, più volte così percosso, si apre un varco e il tripudio dei portatori annuncia il miracolo. Tutto ciò ha un significato mistico. San Giacomo è vittorioso e con la sua fede ha vinto il paganesimo, simbolicamente rappresentato da quel muro. Non vi sono notizie documentate in merito a tale episodio e ciò lascia spazio a fervide immaginazioni popolari che nulla hanno di vero. Il 2 e 3 settembre si celebra la festa in onore di Sant'Antonio di Padova, preceduta da una fiera del bestiame che si svolge il 31 agosto. Il 2 di settembre numerosi fedeli si avviano verso una località del territorio di Mistretta, detta Cannella. Qui si dice che il santo abbia sostato durante il suo viaggio di fede. Nei tempi passati si poteva considerare una manifestazione di corporazione, in quanto era solo una categoria di mestiere, urdunara, a parteciparvi. Questi, tuttora, si recano in quella località con i muli bardati in modo caratteristico. Dopo la celebrazione della Santa Messa sorteggiano tra i corporati chi deve custodire la bandiera con la effigie del santo fino all'anno successivo. Al ritorno sfilano lungo le vie del paese, portando rami di alloro e cantando in coro strofe tipiche. Il 3 di settembre nel pomeriggio si svolge la processione meno drammatica di quella di San Giacomo, ma suggestiva anche per la presenza di numerosi fedeli, toccando il medesimo itinerario della prima. Capizzi per secoli ha basato la sua economia sui prodotti agricoli e caseari, sul legname e sul carbone. I capitini, fino ai primi del Novecento, alimentavano un massiccio flusso commerciale con numerosi centri del Catanese e del Nisseno. Abbondante sembra fosse la produzione di cereali, di legumi, di castagne, di noci, mandorle e vino.
tutt'oggi produzione base di piccole aziende agricole. Nel XIV secolo un impulso particolare all'economia capitina venne dato da Pietro II d'Aragona, istituendo un emporio pubblico che si perpetuò nel tempo fino ad oggi grazie a successive leggi che ne favorivano lo sviluppo con esenzioni daziali e doganali. In epoca borbonica, 1780, all'emporio pubblico fu associata la Fiera del Bestiame, molto rinomata nelle zone dei Nebrodi. I prodotti caseari costituiscono tutt'oggi una notevole fonte di ricchezza e sono motivo di intenso rapporto commerciale con le zone interne della Sicilia. Capizzi, paese dei Nebrodi. L'area dei Nebrodi costituisce un patrimonio di valore ambientale incalcolabile. Infatti, i boschi che ancora in parte la ricoprono sono l'ultima testimonianza di quella vegetazione che rappresentava l'elemento caratterizzante l'ambiente naturale dell'isola, prima della colonizzazione dei Romani, che introdussero la grande agricoltura estensiva. I Monti Nebrodi, dei quali il territorio capitino fa parte, rappresentano la parte centrale più estesa della catena montuosa settentrionale della Sicilia, che si snoda tra i Peloritani e le Madonie. Le cime più alte oscillano tra i 1500 e i 1600 metri, di Monte Castelli, in territorio di Mistrezza, e Pizzo Fao, in territorio di Capizzi, fino a raggiungere i 1874 metri del Monte Solo, in territorio di Cesarò, che rappresenta la massima elevazione. I versanti che da questi monti scendono verso il mare sono attraversati da numerosi corsi d'acqua torrentizi, che hanno inciso nel tempo solchi profondi sui fianchi delle montagne. Il nome Nebrodi deriva dal greco Nebrodis e significa cerbiatto. Lo stesso toponimo lascia dunque intuire come un tempo tali luoghi siano stati coperti da una più fitta vegetazione ad alto fusto e abitati da cerbiatti, daini e altri animali da foresta, inesorabilmente cacciati fino alla completa scomparsa. I boschi interessanti il territorio capitino conservano ancora quelle caratteristiche ambientali adatte alla vita di animali e volatili rari come l'aquila del Bonelli, ridotti ormai a pochi esemplari. Per arrivare a Capizzi da Palermo, in auto autostrada Palermo-Messina con uscita a Cefalù, statale 113, bivio Marina di Caronia. Da Catania in auto superstrada per Adrano con uscita a Paternò Nord Schettino, bivio Troina, Cerami, Capizzi. Da Messina in auto autostrada Messina-Palermo con uscita Acque Dolci, statale 113, bivio Marina di Caronia. Visitare Capizzi per raccogliere immagini di storia e civiltà.